segmento di mercato importante, la casa coreana Hyundai mette alla prova la nuova i20. Un profondo cambiamento spinto dalla necessità di rinnovare estetica e tecnologia di una vettura che iniziava a sentire il corso degli anni. Il nuovo modello si rivoluziona ed introduce l'elettrificazione. Si fa subito notare per il suo design dinamico, favorito dalle proporzioni più allungate e dall'aumento delle dimensioni. A beneficiarne è anche lo spazio interno, sia per i passeggeri che i bagagli. La nuova firma luminosa LED segue gli stilemi delle sorelle maggiori sull'anteriore e caratterizza il posteriore in modo personale. Anche all'interno è evidente l'evoluzione, largo spazio alla tecnologia, con un design interno con linee orizzontali che enfatizza la tecnologia dei due grandi schermi da 10 pollici di infotainment e cockpit. Per uniformarsi alle esigenze di mercato, Hyundai porta l'elettrificazione sulla piccola i20. Sotto al cofano troviamo due propulsori disponibili. Al vertice della gamma c'è un turbo benzina da 100 cavalli abbinato al sistema mild hybrid. Rispetto alla versione precedente, questa tecnologia garantisce un risparmio di oltre il 20% sui consumi, agevolando anche la guidabilità. L'erogazione è infatti fluida e continua, con una potenza sufficiente per un utilizzo stradale senza grandi velleità sportive, orientato principalmente verso consumi ed emissioni. Per chi vuole il massimo del divertimento, meglio rivolgersi all'i20N con il suo 1.6 turbo benzina da 204 cavalli. Semplificata la scelta di configurazione, è possibile scegliere solo due allestimenti, Connect Line e Bose. Insomma, la nuova i20 rappresenta un grande passo in avanti per riemergere nel mercato affollato del segmento B, puntando su stile e un buon rapporto qualità-prezzo. Kia Exceed, il nuovo crossover coreano, presenta un aspetto filante che strizza l'occhio ai giovani ed esalta la sua verve sportiveggiante con la peculiarità del tetto basso per il genere di auto. Le dimensioni sono compatte fuori ed accolgono comodamente 5 persone con un bagagliaio non ai vertici della categoria. Exceed è la risposta dei coreani al segmento crossover utility vehicle, nonché l'alternativa sportiva agli ormai classici SUV. La vettura della nostra prova è equipaggiata con il nuovo propulsore ibrido plug-in, composto da un motore benzina a 4 cilindri 1.6 ed un propulsore elettrico da 44 kW, erogando una potenza totale di 141 cavalli. Con la batteria completamente carica, la nuova Exceed è in grado di percorrere 54 km in modalità full electric. Il gruppo propulsore plug-in è quindi abbinato ad una trasmissione a doppia frizione a 6 marce, più piacevole nella guida rispetto alle soluzioni a variazione continua adottate spesso sulle vetture ibride. La guidabilità è confortevole, una vettura pratica tanto nell'uso cittadino quanto nelle lunghe percorrenze con consumi ed emissioni contenuti. Gli interni della nuova Kia Exceed si presentano moderni e tecnologici. Risalta infatti il grande schermo touchscreen che comanda il comparto infotainment e poi un altro display digitale per il quadro strumenti. La DS7 Crossback E-Tense 4x4 è l'alternativa ibrida alle propulsioni tradizionali del SUV premium francese.
una soluzione ecologica intelligente che associa al plus ecologico dell'ibrido la praticità di una vettura a quattro ruote motrici. La e-Tense è dunque l'unica versione a trazione integrale in listino. Grazie ai motori elettrici non necessita di un albero di trasmissione, affidando la motricità posteriore all'unità elettrica da 112 cavalli. Sull'assale anteriore, oltre all'endotermico 1006 PureTech da 200 cavalli, agisce anche l'altro elettrico da 110. La potenza complessiva del sistema ibrido è di 300 cavalli e 520 Nm di coppia, necessari a donare alla vettura prestazioni di tutto rispetto, tenendo conto del peso di circa 1.900 kg su cui gravano circa 300 kg extra delle componenti ibride. La batteria è situata sotto il divano posteriore ed è sufficiente a garantire fino a 58 km in modalità zero emissioni, con una velocità massima di 135 km/h. Troviamo inoltre le modalità di guida sport, ibrida ed off-road che vanno a gestire l'erogazione della potenza, giocando tra elettrico ed endotermico. A bordo la DS7 si conferma nuovamente un salotto tecnologico lussuoso che avvolge i suoi passeggeri in un comfort acustico e dinamico che trova la sua massima espressione durante la guida totalmente elettrica. Un SUV premium che si conferma un'alternativa valida e innovativa rispetto alle tipiche concorrenti tedesche. Seguendo la tendenza che vede il mercato orientarsi verso i SUV con caratteristiche dinamiche, Seat introduce la nuova Tarraco FR. Esteticamente la variante Formula Racing risulta più imponente e sportiva. Troviamo infatti tanti dettagli esclusivi che la caratterizzano rispetto alla versione standard, come la nuova calandra all'anteriore e spoiler ed estrattore al posteriore. A diminuire le grandi proporzioni della vettura ci pensano i cerchi da 19 dedicati, che sfinano la fiancata e comunicano meglio la tipologia di terreno che si trova sotto le gomme. L'allestimento FR abbraccia anche l'interno con materiali e cuciture di pregio, oltre ad alcune funzionalità tecnologiche dedicate. Il look della plancia ricalca quanto già visto nel gruppo Volkswagen, con un'estetica sobria ed elegante che pone al centro dell'attenzione la tecnologia, con cockpit e infotainment completamente digitali. Non manca il selettore della modalità di guida, che ci permette di personalizzare la vettura impostando la risposta di sterzo, telaio, ammortizzatori, in maniera manuale o secondo le impostazioni predefinite. Sotto il cofano la principale novità è l'esordio in gamma del 2000 diesel da 150 cavalli a trazione anteriore, che in un SUV di queste dimensioni risulta una delle motorizzazioni più a fuoco, grazie alla grande spinta e sinergia con il cambio. Una migliore dote dinamica è garantita da un nuovo assetto personalizzato che rende la vettura più rigida e stabile in curva, anche se il peso e le dimensioni abbondanti evidenziano una natura votata al comfort più che alla velocità. Citroën aggiorna la bestseller C3 nell'estetica e nella tecnologia. Il restyling per la piccola francese si traduce in un design originale dalla spiccata personalità. Nuovo il disegno del frontale, dove i listelli cromati che partono dal logo Citroën si estendono fino ad arrivare alla firma luminosa LED, che ora diventa di serie su tutte le versioni. Estetica e sicurezza viaggiano di pari passo, come evidenziano i nuovi air bump. Un segno distintivo del marchio francese che dopo un iniziale scetticismo è riuscito ormai a conquistare il mercato grazie alla loro praticità.
punto di forza della nuova gamma C3 è sicuramente la personalizzazione. Grazie al tetto bicolor, l'ampia gamma di colori permette infatti fino a 96 combinazioni differenti per tutti i gusti. All'interno tutto ruota attorno al comfort. La tecnologia dei sedili, ripresa dalle sorelle maggiori, è caratterizzata da una schiuma poliuretanica particolarmente morbida, in grado di filtrare tutte le asperità del terreno mantenendo al contempo supportata la schiena. Come sottolineano anche le sospensioni morbide e lo sterzo piuttosto leggero, la vocazione della vettura non è di certo sportiva. Sotto al cofano si può scegliere infatti tra tre differenti potenze, dagli 83 cavalli per neopatentati fino ai 110, anche con cambio automatico. La motorizzazione top di gamma lascia ottime impressioni riguardo all'agilità e la prontezza sul pedale. La ripresa non è sportiva, ma la spinta per un sorpasso non manca. La nota dolente è la dotazione di serie, le mancanze negli allestimenti d'ingresso e la motorizzazione più performante disponibile solo dalla variante Fuel Pack condizionano la scelta dell'acquirente verso le versioni più alte di gamma. Queste le carte in regola della City Car francese, che vuole emergere in un segmento molto affollato grazie a personalità e comfort votati all'uso cittadino. Il nostro viaggio parte dalla storica Dresda, cullata dalle acque dell'Elba. La Firenze della Sassonia fu capitale dell'arte e della scienza e a tutt'oggi risplende del suo passato barocco. Ad accompagnarci nel nostro percorso è la Golf 8 Hybrid. Al volante dell'iconica Volkswagen ci apprestiamo a raggiungere il nord della Germania. Grazie alla potenza dei suoi 150 cavalli, rapidamente arriviamo alle bellezze naturali della Svizzera sassone, fiabesca regione montuosa che prosegue nell'attigua Repubblica Ceca per dare vita al paradiso boemo. A Decin ci godiamo la sorpresa anche di un'emozionante via ferrata sopra la città, che salutiamo in direzione della Polonia. Il panorama è sempre garantito, anche durante il viaggio, grazie al tetto panoramico e la grande luminosità dentro l'abitacolo. Nel bagagliaio abbiamo stivato tutto il necessario per il nostro viaggio outdoor, pronti ad avventurarci verso la prossima meta. Il confine polacco è presto raggiunto e ci dirigiamo verso i Monti dei Giganti, nome leggendario. In realtà si tratta di una modesta catena montuosa che però ci attrae per la sua sommità imponente di 1603 metri. Con la stanchezza della camminata appena passata ci rimettiamo in marcia. Breve sosta ad Auschwitz, triste testimonianza del nostro recente passato, e ad attraversiamo piccoli paesi nascosti seguendo stradine secondarie, a volte sterrate, dove comunque la nostra Golf 8 non si intimorisce minimamente. A stupirci è poi la piazza del mercato di Cracovia, la piazza medievale più estesa d'Europa. Finalmente arriviamo a Zakopane, capitale invernale ed estiva del turismo montano di tutta la Polonia. L'architettura dei paesini che si adagiano ai piedi dei Monti Tatra, dove siamo diretti, conserva ancora ricche tradizioni remote, mentre a Zakopane c'è proprio di tutto. Attraversiamo una variegata rete di sentieri che salgono verso l'alto, nuove scoperte e nuova sfida anche per la Golf, con la quale ci avventuriamo su improbabili stradine nel cuore più selvaggio dei Tatra, per poi salire e perderci nella selvaggia bellezza protetta dall'UNESCO. Posizionati al confine tra Polonia e Slovacchia, ci troviamo nella parte più vicina al cielo dei Carpazi. La via verso casa è iniziata a bordo della Golf 8 Hybrid. Scendiamo dai Tatra slovacchi circondati da nuove emozionanti scoperte, come il castello di Orava sospeso nel cielo. Più avanti attraversiamo antichi villaggi, patrimonio dell'umanità, ed architetture popolari con vecchie case in legno decorate con tradizionali dipinti bianchi. Ancora un'ultima sosta per visitare un fiabesco castello per poi tornare a casa.